Giovedì e mercoledì Poro Pompero, non lì sotto, si affrontano la squadra 7-8 minuti di Renato Lava contro Aria Nord capitata da Morgillo, risultato parziale 1-0, gol di Fasoli dopo una bellissima traversa presa dallo stesso Fasoli, partita che è un po' nervosetta da entrambi i lati, infatti c'è stata anche l'espulsione di Giordano nella ripresa del secondo tempo. Partita un po' nervosa, ripetevo, due squadre che si stanno affrontando a viso aperto, però non hanno capito che questo è un torneo dove bisogna solo divertirsi senza agitarsi troppo. Partita comunque continua, siamo nel secondo tempo, attenzione ora proprio Morgillo in questo frangente cercava la rete, ricordiamo che ora è in 5 uomini, la squadra di Morgillo è in 5 uomini per l'espulsione di Giordano su un fallo su Fasoli, dopo di che ha insultato l'arbitro, ha cacciato il cartellino rosso, partita ora che accelera un po' i ritmi, ora che la squadra di Morgillo che sta aumentando un poco il ritmo di partita, che vuole assolutamente pareggiare, sperando che questa partita non finisca in malo modo, ma ci dia l'opportunità di vedere una bella partita, che quella che è poi alla fine, una bella partita infatti, quando le squadre sono state corrette in campo. È stata una bella partita di due squadre che si stavano affrontando a viso aperto e che entrambe volevano la vittoria. Attenzione, ora palla al centro proprio di Mamone per Fasoli che però viene anticipato dal difensore, non riesce a cancellare il pallone, si fa vedere Sabina dall'altra parte del campo, però palla che è prevedibile e la può agganciare Bardari che per il suo compagno, poi ancora Morgillo, il capitano, la dà al centro, palla però che scorre sul fondo e quindi sarà a fondo lo stesso portiere che dà palla a Rava, proprio Renato Rava, prova il destro, Rava, bella la parata del portiere, anche se il pallone era centrale, ora Bardari, parte palla al piede, ancora Bardari, finta di corpo, Bardari, ce ne ha due su di lui, aggancio del difensore, poi c'è Fasoli che fa una finta, si libera di destro, ottimo il tiro di Fasoli, palla al lato però, sarà a fondo. Si parte subito, attenzione Rava, va a anticipare proprio Bardari, palla per Fasoli però che viene agganciata, poi Sabini lancia lungo per Mamone che cerca di cambiare il gioco, ancora Mamone, palla tra i piedi, vince due rimpalli, poi c'è forse un contatto con le mani, andiamo Bardari che ora continua a parlare, ora attenzione sulla destra, tiro, ribattuto, ancora sarà fallo laterale, cross al centro, buono stop dell'attaccante, spalla alla porta, cercava un appoggio dietro che non trova, poi c'è il solo Morgillo, due compagni di squadra che vanno sullo stesso pallone, confusione, fallo su di lui, su Morgillo si procura un calcio di punizione al diciamo una posizione abbastanza favorevole, andrà proprio Morgillo il capitano a battere questo calcio di punizione. Parte Morgillo, il portiere voleva spiegazioni, però forse il regolamento non se l'è letto tanto bene a quanto ho capito, perché se chiama la distanza bisogna di aspettare il fischio dell'arbitro. Attenzione Morgillo, battuta del portiere, si parte ora dal fallo laterale, palla per Bardari che lancia in porta il proprio attaccante, ma nulla da fare, ancora il portiere lancia il pallone lunghissimo a cercare lo stesso Fasoli, ma Bardari intercetta il pallone e poi si prova un tiro in porta, ottima parata del portiere, calcio d'angolo, Morgillo va proprio sul pallone, palla viene scaricata dietro, ancora Morgillo, poi brava a intercettare il pallone, far finire e accomodare la palla sul fallo laterale, ci sarà ancora fallo laterale per l'area nord, Morgillo palla alla porta, cerca di infiltrarsi ma Bardari lo ostacola addirittura, proprio il suo proprio compagno di squadra. Attenzione, ci sarà calcio di punizione fischiato dall'arbitro a favore della squadra in casacca blu, Aria Nord, ripeto, capitanato da Morgillo. Calcio di punizione. Calcio di punizione, si aspetta il fischio dell'arbitro, barriera posizionata da Mamone, composta da Mamone e Rava, c'è un po' di scompiglio in aria, nessuno dell'area nord in area di rigore,
parte, calcio di punizione, tiro, rimbalzo sulla barriera, poi Bardari va a recuperare palla, Bardari la dà al centro, sbaglia però l'intervento, c'è Rava, ancora Rava, fermato da un ottimo Bardari, poi c'è Mamone che contrasta e sarà fallo laterale a favore della squadra in casacca bianca. Parte Rava, fallo laterale, gira il pallone, Sabini stoppa, prova il tiro, anzi una finta, poi di destro ci prova, palla al lato però. Possiamo chiudere qui la diretta dalla Marasca, risultato parziale di 1-0 per 7-8 Nuia, partita che è un poco tirata ma bella quando si gioca correttamente. E attenzione, proprio in questo momento c'è un grandissimo gol da parte del difensore dell'area nord che mette la situazione in parità tra le due squadre, ora 1-1, partita tutta da vedere, ma da qui dal Marasca è tutto, alla prossima.